Seconda giornata del Festival della Letteratura, siamo con Franco Cardini a parlare di street food. Professore, quanto si riesce a cogliere della cultura di un popolo attraverso il cibo di strada? Ma io direi moltissimo, certamente a patto che il cibo di strada abbia, diciamo, una sua tradizione, come si usa dire oggi, radicata sul territorio. È una frase fatta, lo so benissimo, ma per dire, oggi non c'è dubbio che cibo di strada siano anche le patatine fritte. Ora, le patatine fritte a Parigi, nella prima metà del Novecento, erano quasi un simbolo di parigilità, oggi sono quasi scomparse. La patatina fritta significava qualcosa. La patatina fritta con la friggitrice da McDonald's nella barchetta dove c'è sopra il simbolo, il logo del McDonald's, e non è più è cibo di strada sicuramente nel senso, diciamo, letterale del termine. Non lo è nel senso culturale, ma no, io non c'ho nulla contro McDonald's, però devo dire che i McDonald's si trovano allo stesso modo, ed è questa una sua caratteristica, anche se ora si stanno diversificando, si trovano allo stesso modo in tutti i posti del mondo. Oggi stanno cambiando, come si usa dire in linguaggio di filosofia industriale, stanno cambiando la loro filosofia, e allora il McDonald's a Firenze introduce l'hamburger di Fiorentina, di Chianina, eccetera eccetera, però è un tentativo di adattare la logica della globalizzazione alla logica invece della localizzazione. Cioè, il panino con l'hamburger di Chianina è glocal, è locale, globale. Direi che in questo senso, la cultura di un popolo, di un gruppo di persone, la si riconosce soprattutto nella resistenza magari passiva che è stata fatta a un certo tipo di globalizzazione, che ha costretto i padroni della globalizzazione a rendersi conto che, insomma, la gente ha le sue abitudini locali, e quindi, se non altro per reciproco interesse, è bene tenerne conto. Però il vero cibo di strada, che naturalmente si trova tanto più quanto meno è in fondo propagandato, è un cibo che racconta una quantità di cose, racconta le abitudini, racconta naturalmente il livello di cultura, non so, anche sociale, civica, religiosa. Noi una volta avevamo il cibo della festa e il cibo del tempo libero. Io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che mia nonna, che era nata nella seconda metà dell'Ottocento, mi diceva sempre: non si mangiano certe cose, panettone per esempio, non si mangia fuori dal Natale, perché il panettone è un cibo natalizio. Ora, il panettone può essere anche un cibo di ogni giorno. Certo, un certo tipo di preparazione, per esempio nel napoletano la preparazione del sugo, del sugo di manzo, è una cosa tipicamente domenicale, perché richiede un certo particolare ragù, eccetera, cioè, per cui si preparano le cose, si mettono a bollire prima della grande messa delle 11 o di mezzogiorno, poi si torna dalla grande messa e si dà la cottura finale, e nel mezzo c'è la grande messa dura almeno un'ora, e quindi il cibo deve riposare, deve pippiare, come dicono i campani, cioè sobbollire pian piano, e quindi un cibo ci dà anche l'idea anche del livello di cultura, se si vuole, religiosa. Ma del resto di questo noi non dovremmo stupirci, perché sappiamo tutti che nell'ebraismo, nell'islam, il cibo è molto importante, ma è importante soprattutto dal punto di vista dei divieti. Noi invece, i cristiani invece, abbiamo alla base quest'idea del pane, della carne e del vino, del pane che diventa carne, del vino che diventa sangue, cioè alla base del nostro immaginario religioso c'è un fatto che è anche gastronomico, e anche per certi versi può essere anche sconvolgente, però è pur sempre mangiare il proprio Dio, no? Jung ha scritto una cosa bellissima sulle analogie del tutto antropologiche, cioè non si può pensare che ci fosse un rapporto storico tra l'Eucaristia cristiana e l'abitudine azteca di mangiare figurine di mais cotte
che erano appunto l'immagine di un certo dio, e quindi si diceva nella lingua quechua, nella lingua degli aztechi, proprio letteralmente mangiare il proprio dio, ed era una forma di, noi la chiameremmo di eucaristia. Quindi ci sono questi elementi che ancora oggi si continuano a vedere in certe società che sono rimaste legate a queste tradizioni. Ho citato il Messico, cito la Sicilia, sarà il fatto che sono stati dominati dagli spagnoli in tutti e due i casi, c'era il fatto che in uno dei due casi, quello messicano, c'è questa tradizione del cibo legato alla realtà della morte, ma durante le feste dei morti, che sono le feste cattoliche dei morti, il 2 novembre, si mangiano dolcetti a forma di scheletro, a forma di osso, eccetera, eccetera. E questa è un'abitudine che si ritrova anche in civiltà molto lontane fra loro. Allora, cosa scegliamo? La via antropologica per spiegarle, per spiegare queste tradizioni sul piano di qualcosa di insito nella natura umana, che riemerge anche indipendentemente dal contesto? Oppure ci poniamo il problema storico e diciamo no, c'è un fatto genetico, ci sono stati gli spagnoli, hanno portato le cose, però tutto questo vuol dire che quando si fa del cibo tradizionale, facendo il cibo, preparando il cibo, consumando il cibo, ci si esprime direi a 360 gradi. Quindi pensa che il fatto che ora il cibo di strada sia diventato un'attrazione turistica, questa pratica lo abbia in un certo senso denaturato delle sue caratteristiche, della sua tradizionalità, località, come diceva prima? Beh sì, io direi che bisognerebbe ricominciare a riqualificarlo un po' questo cibo. Per esempio, noi italiani indubbiamente abbiamo fatto una fortuna sulla pizza. La pizza è diventata un cibo tradizionale in un sacco di posti. Insomma, gli americani che vengono in Italia a mangiare la pizza lo sanno che l'Italia è il paese della pizza. Al tempo stesso non si trovano spaesati. La pizza la trovano anche in Oklahoma, la pizza in Oklahoma a noi giustamente ci fa schifo, la pizza fatta qui quando è fatta bene a loro giustamente piace di più della pizza in Oklahoma, però bisognerebbe fare qualche cosa di più, cioè per esempio un recupero storico dei vari tipi di pizza, perché non si fa più la pizza a metro, salvo a Vico Equense a Napoli, perché non si fa più la pizza fritta, che era la vera pizza napoletana. Allora in molti luoghi, in molti anche locali che in fondo sono assolutamente postmoderni, si è cominciato a cercare di fare un recupero per spiegare che insomma anche la pizza non scende dal cielo, ha avuto una sua storia, è stata vittima di una semplificazione, di una globalizzazione dalla quale si potrebbe anche uscire, non perché sia male la globalizzazione, ma per recuperare valori sottostanti che si sono andati perdendo. Il suo saggio di un paio di anni fa, L'appetito dell'imperatore, è un excursus di una serie di piatti preferiti di grandi personaggi della storia. Quale fra questi piatti le piacerebbe che ritornasse in vita? Ma io amo molto, infatti ha preso il titolo anche il libro, L'appetito dell'imperatore, l'imperatore è Napoleone in questo caso, viene calmato da due uova, che sono due uova cucinate in umido alla maniera borgognona, cioè sono uova che originariamente erano un piatto spaventosamente grasso da spaventare qualunque dietologo, erano uova cotte nel lardo con l'aggiunta di pancetta, funghi fritti eccetera, adesso si fa una versione molto più leggera addirittura con l'olio di soia e altre cose, però quello è un cibo un po' particolare perché è un cibo allo stesso tempo povero ma molto elaborato. Da un'altra parte, su un altro versante, io sono molto affezionato a una cosa che in gran parte è un ricordo del mio vissuto, che io da buon fiorentino sono un amatore della parte interna dello stomaco, quella si chiama trippa, no? Che ha un lato villoso che la fa assomigliare molto a un asciugamano,
si può fare in vari modi, alla fiorentina è molto simile alla parmigiana, si fa al sugo di pomodoro, con formaggio, eccetera. Però c'è un modo fiorentino, i fiorentini sono piuttosto avari, che era un cibo estivo, cioè si prendeva la trippa, che si presenta come una sorta di asciugamano, spianata, si tagliava in striscette o in losanghe molto piccole, si metteva in frigorifero, doveva essere molto fredda, poi si ritirava fuori dal frigorifero, si condiva e poi si rimetteva in frigorifero. Il condimento era praticamente molto semplice: olio, aceto, sale, pepe. I toscani non amano, io personalmente sì, ma i toscani non amano il peperoncino, e poi ci si metteva praticamente della cipolla. Io ne ho fatto, io ho sposato una siciliana, ho molti amici in Sicilia, quindi ne ho fatto una versione che è più accomodata alla maniera siciliana. Un siciliano che è erede della grande tradizione araba, davanti a un piatto come questo, obietta che mancano delle cose secondo me fondamentali, cioè le olive, olive secche, olive nere, e la frutta secca. E poi una terza cosa, che secondo me è il capolavoro perché si sposa benissimo con la cipolla, che è un'arancia tagliata sottilissimamente, devono essere ostie di arancia intera, quindi si fa riposare, si spreme un'arancia insieme all'olio sulla trippa, ci si aggiunge la frutta secca, ci si aggiunge la cipolla. E poi all'ultimo momento, quando si tira fuori dal frigorifero, bisogna averla preparata prima, ci si sparge l'arancia. Naturalmente quando io descrivo questo piatto a dei fiorentini che non conoscono nulla di cucina siciliana o di cucina araba, mi dicono immediatamente che schifo, perché c'è l'infrazione di un principio che noi abbiamo ereditato, un principio dittatoriale che noi abbiamo ereditato dalla cucina francese e lo abbiamo assunto come verità di Vangelo, cioè che non si mischia il dolce col salato. Viceversa, i siciliani, eredi della tradizione araba, mischiano il dolce col salato e il risultato secondo me è splendido. Per concludere in leggerezza, il cibo di strada non toscano preferito? Cibo di strada non toscano preferito? Ebbene, faccio forza alla mia stazza che mi consiglierebbe la dieta più stretta, più rigorosa, ma facendo appello anche al mio vissuto, io ho studiato e lavorato abbastanza a lungo in Germania, io direi decisamente che il mio cibo di strada non toscano preferito è il Würstelkraut, cioè il Würstel col cavolo acido, ed è un cibo di strada al quale sono molto affezionato, perché intorno al Würstelkraut nella vecchia Germania si intavolavano chiacchiere che poi andavano avanti, soprattutto d'estate quando le notti sono fresche, si beveva una prima birra, una seconda birra, una quinta birra, una sesta birra e si andava avanti a lungo nella notte. In fondo si mangiava autosommato poco, un cibo abbastanza sano, in fondo era una normale salsiccia di maiale, una volta ogni tanto si può fare, ed è il cibo a cui sono più affezionato, perché se non altro perché mi ricorda un po' un momento importante della mia gioventù, quando ancora studiavo. La ringrazio. Grazie. Bene, la ringrazio, grazie per il suo tempo.